Bentornati! Scusate, ma ieri ho fatto la live di notte, quindi non sono molto a posto. Bentornati, ladies and gentlemen. Per questo momento sono sempre io, Fanto90. E quest'oggi siamo tornati per un nuovo e fantastico unboxing, perché a sorpresa mi è arrivato un pacco. Ma ora vi racconto la storia di questo pacco e del mio risveglio traumatico innanzitutto. Allora, come qualcuno di voi già sa, soprattutto quelli che mi seguono su Instagram, tempo fa sono riuscito a ordinare una 1080 a un prezzo stracciato su Amazon. Cosa stranissima in questo periodo, visto che i miner stanno inflazionando di brutto i prezzi di schede video e altri componenti del computer. Ma per un miracolo assurdo comunque sono riuscito a prendere una 1080 e tecnicamente sarebbe dovuta arrivarmi tra 5-6 giorni. Stamattina mi sveglia il Corriere Bartolini e faccio: diamine! È arrivata la 1080! Corro giù ad aprire la porta e... Ubisoft decide di inviarmi un altro pacco! Sarà Far Cry 5? Potrei essere il prescelto, colui che è stato selezionato per guidare il popolo verso la vera fede di Far Cry 5? Lo scopriremo a breve. Come al solito ci siamo dotati di forbici della punta arrotondata, che non sono molto arrotondate, soprattutto questo lato, però voi a casa che siete ragazzini usate solo quelle a punta arrotondata, mi raccomando. Procediamo ad aprire questo pacco. Ovviamente, come al solito, io e i pacchi non andiamo molto d'accordo. Questo packaging è più difficile del solito. Non ce la faccio. Devo in qualche modo riuscire ad aprire in mezzo l'ultimo e poi scopriremo cosa c'è dentro il pacco. È più ostico del solito questo pacco. Volevamo proprio essere sicuri che nessuno lo aprisse durante il viaggio. Ok, ci siamo. Buttiamo via come al solito queste robe. Ma ovviamente i vicini decidono di farsi derubare in questo momento, perché non si può fare un video senza un allarme che scatta o il vicino che trapana o il cane che abbaia. Three days later. One eternity later. Scusate, potete farvi derubare in un altro momento che sto cercando di registrare un video, grazie. Oh, ci voleva tanto. Il momento critico. Non partite con l'allarme, non ci provate. Ed ecco qui che apriamo. Come al solito sarò io quello per prima vedere nel pacco. Voi non guardate. Adesso io via questa camera. Via questa camera qua. Posso vedere solo io per primo cosa c'è nel pacco. Grazie. Mi serviva proprio questa carta per attutire. Oddio, cosa vedo? Oddio, cosa ho visto? Perché c'è scritto Fanto90 su qualcosa? Oddio, cos'è quella roba? Cos'è quella roba? Ok, non sono il prescelto per oggi, almeno per Far Cry 5, ma è un pacco fighissimo di Rainbow Six Siege. Con scritto sopra Fanto90. Stupendo. Te l'avevo detto che non poteva essere Far Cry. Attenzione, sarà il mio nuovo equipaggiamento per andare a fare competitive? Chi lo sa? Scopriamo subito cosa c'è nel pacco. Attenzione! Non guardate. Crediti Rainbow Six e Season Pass anno 3. Che cosa abbiamo qua? Allora, signori, il cibi di montagna, che sto cercando di estrarre, che dentro avrà il codice per una nuova skin. Lo mettiamo come al solito vicino sopra di Q. Questa volta non sono nudo. Ho il pantalone del pigiama. Voilà! Attenzione, perché qua abbiamo il cappellino di Rainbow Six. Posso fare il cosplay di Ash? Un po' stretto, aspettate che lo allargo. C'ho la testa grande io purtroppo, perché sono un po' testardo, quindi nel tempo mi è cresciuto sto testone, quindi i capelli devono essere di una certa misura. Vabbè, ci sta il cappellino di Rainbow Six. E per finire... No! No! Abbiamo due charm! Questa sembra una testolina. Apriamo il primo charm, vediamo che cosa c'è dentro. Ed è IQ. IQ, Lo sapevo che dovevo mettermi la maglietta di Rainbow Six per fare sto video, però pensavo fosse Far Cry. E attenzione! Un altro IQ. Doppio IQ. Se non te ne basta uno,
Ne abbiamo due. Allora, uno lo tengo come portachiavi. E l'altro, se volete appenderlo alle vostre armi, ci vediamo alla prossima fiera. E chi si ricorderà di questo spacchettamento potrà ricevere questo IQ in omaggio. Che sia tutto? C'è altro? Ma io credo di no. Abbiamo anche dei codici per crediti su Rainbow Six e il Season Pass dell'anno 3, finalmente. Che altro dire? Per oggi non sono stato il prescelto per portare questo popolo verso la nuova religione di Far Cry 5, ma in futuro potrebbe essere diversamente. Quindi ragazzi, grazie per aver visto questo video, io ringrazio Ubisoft Italia come al solito per questi pacchi inattesi e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!